Sai, ho riflettuto molto sulla musica. Ho cercato di capire per molto tempo che cosa rappresenti e quali siano gli effetti sul nostro corpo e posso affermare che esiste una spiegazione neuroscientifica dietro a tutto ciò. È giusto descrivere il mondo in cui viviamo come una struttura di pattern e schemi geometrici piuttosto che come un pianeta composto semplicemente da oggetti. E potremmo anche pensare alla sua struttura apparente rifacendoci al funzionamento del nostro sistema visivo. Noi vediamo il mondo là fuori come un'immagine proiettata sulla nostra retina e queste immagini poi vengono ricostruite dalla nostra corteccia visiva. È così che poi prendiamo coscienza di quell'immagine e la definiamo realtà. Ma attenzione, non è proprio così che funziona. In realtà il nostro mondo è composto da schemi geometrici e questi schemi vengono visualizzati ed elaborati dal nostro cervello attraverso un processo di trasformazione. Prima c'è la trasformazione in pattern di illuminazione. Poi in pattern di attività neurale, ovvero schemi che visualizziamo attraverso la retina, che vengono poi ulteriormente trasformati in pattern di conduttanza neurale, con il passaggio di queste informazioni attraverso i nervi ottici, e infine nei pattern che visualizza la nostra corteccia visiva, che noi elaboriamo e percepiamo come immagini. Questi vengono chiamati come schemi di movimento e riassumono tutte le varie trasformazioni che questi schemi subiscono prima di essere trasformati in quello che vediamo. La musica non è altro che un'altra forma di pattern e schemi, con l'unica differenza che noi non li visualizziamo attraverso la vista, ma li percepiamo attraverso l'udito. Penso che la ragione per cui la musica ci parli così nel profondo quando l'ascoltiamo è perché, semplicemente, è la migliore forma di rappresentazione artistica che conosciamo, e il fatto che alcune persone non la considerino tale è davvero assurdo. Io penso che rappresenti la realtà che esiste in un senso profondo, al di là di ciò che i nostri sensi ci rivelano. In più la musica è in grado di fare qualcosa di magnifico. Pone le persone sulla stessa vibrazione, permettendo loro di entrare in sintonia l'uno con l'altra. Quando più persone ascoltano la musica, i pattern sonori attirano il loro corpo in un unico flusso di energie e movimenti, facendo diventare corpo e musica un tutt'uno. Possiamo dire che la musica è anche una rappresentazione simbolica di una società armoniosa e ideale, ed è qualcosa che va al di là di quello che possiamo ancora comprendere. La musica che le persone ascoltano mentre catalizzano la loro identità adulta, nella fascia tra i 14 e i 20 anni, è fondamentale per la formazione della persona nella fase finale della sua adolescenza. E poi è in grado di eliminare tutte le energie negative. È come un antidoto per il doloroso isolamento al quale siamo sottoposti ogni giorno. La cosa che mi meraviglia è come in una società così nichilista e sempre più atea la musica riesca in qualche modo a colmare quel vuoto che ha lasciato la morte della Chiesa e della credenza in un Dio. E questo è dovuto al fatto che non puoi criticare razionalmente la musica semplicemente perché ha una spiegazione scientifica. È curioso osservare come essa fosse un culto così presente in passato, soprattutto tra gli anni 60 e gli anni 70, quando veniva trattata come una vera e propria religione. Pensiamo ora a che cos'è la musica? Prima di tutto, è un pattern, uno schema. E la musica senza uno schema è solo un rumore. Non si tratta di un singolo pattern, ma di più schemi sovrapposti uno sopra l'altro in modo armonioso. È in una struttura che indica, in un certo senso, la comunicazione tra tutti gli strati dei vari pattern. Ora, di cosa abbiamo detto che è fatto il mondo? Il mondo non è costituito da semplici oggetti, ma di pattern e schemi geometrici. Quindi, la musica è esattamente come il mondo. Essa è fatta di pattern stratificati che si muovono insieme in modo armonioso. E quindi, che cosa fai quando ascolti la musica, soprattutto quando questa ha un bel ritmo? Beh, semplicemente muovi il tuo corpo. E se ci fai caso, è la musica a richiamare il tuo corpo al movimento. Quindi stai muovendo il corpo in sincronia, non solo con i pattern della musica, ma con i pattern del mondo, o meglio, più correttamente, con i pattern della natura. La musica non è altro che la natura riprodotta in maniera analoga, ed è un modo diverso di rappresentare la realtà. È incredibile osservare come questa vibrazione sonora sia in grado di attirarti a sé quando è in funzione, come se il tuo corpo faccia parte, in un certo senso, di quella vibrazione. È come se la musica e il tuo corpo fossero fondamentalmente la stessa cosa.
E non vale solo per gli umani, anche gli uccelli, per esempio, ballano, a dimostrazione di come la musica sia qualcosa di profondamente radicato nel nostro universo. È impressionante perché avviene tutto in maniera spontanea. Ed è ancora più bello se poi, quando si ascolta la musica, si è in compagnia di altre persone. È magnifico infatti vedere come due persone che si lasciano trasportare da questi pattern musicali entrino sempre in sintonia. Potremmo quasi definirla come un modo perfetto per farsi un partner, perché pone due o più persone su una stessa frequenza. La musica poi fa anche qualcos'altro. Ti mette in equilibrio tra il caos e l'ordine. Perché una canzone brutta fa esattamente quello che ti aspetti che faccia. Ti mette in una vibrazione negativa, diventando noiosa e non ballabile. Una canzone brutta è infatti così casuale da non poterla seguire, perché il tuo corpo non è in grado di prevederla. Quindi, fondamentalmente, quello che vuoi dalla musica è la prevedibilità con un abbandono dell'imprevedibilità. È come se la musica fosse un elemento di salvezza per tutti coloro che l'ascoltano e si immergono in questo bellissimo pattern sonoro. È come se ti mettesse, in un certo senso, in contatto con il significato della vita. Qualcosa di davvero indescrivibile. Utilizza la musica come uno strumento per metterti in buone vibrazioni, che ti possano permettere di vivere la vita con spensieratezza e felicità.